È scattata alle prime luci dell'alba l'operazione Pandora con l'emissione di 37 ordinanze di custodia cautelare in carcere notificate dalla Polizia di Stato. Un altro duro colpo all'Ndrangheta crotonese ed in particolare ai clan Arena e Nincoscia di Isola Capo Rizzuto. Fra i destinatari delle ordinanze, infatti, ci sono anche i presunti autori dell'omicidio di Carmine Arena, il boss di Isola Capo Rizzuto, assassinato a colpi di bazooka il 2 ottobre 2004. Si tratta di Vincenzo Corda, di 53 anni, Paolo Corda, di 50 anni, di Pasquale Manfredi, 32 anni, e Salvatore Nicoscia, 37 anni, già detenuto per altra causa. I quattro, inoltre, sono accusati dell'omicidio di Pasquale Tipaldi, ucciso a Isola Capo Rizzuto il 24 dicembre 2005. Un ordine di cattura è stato emesso anche nei confronti del presunto boss di Cutro, Nicolino Grande Aracri, già in carcere con l'accusa di reati in materia di armi. Altri ordini di carcerazione anche per il pluripregiudicato Fabrizio Arena, Luigi Morelli, 36 anni, e Nicola Lentini, 22 anni, entrambi di Isola Capo Rizzuto, accusati del tentato omicidio di Vincenzo Riillo, avvenuto l'11 aprile 2006. Oltre agli omicidi, l'operazione della polizia avrebbe individuato anche gli autori delle estorsioni ai danni di complessi turistici come l'Hotel Club Le Castella, la Baia degli Dei, il Villaggio Valture e l'Hotel San Francesco. Si tratta di un'operazione molto complessa che ha portato anche al rinvenimento di alcuni arsenali di armi, al sequestro di beni per un importo complessivo di 40 milioni di euro. Si tratta soprattutto di beni immobili e di quote societarie che sarebbero il frutto degli investimenti dei proventi delle attività illecite delle cosche, in particolare il traffico di sostanze stupefacenti e le estorsioni. Il patrimonio delle 'ndrine è stato scoperto grazie ad accurate indagini patrimoniali, ma anche alle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Le indagini sono state svolte dalla squadra mobile di Crotone e della sezione criminalità organizzata di Catanzaro, con la diretta partecipazione anche delle squadre mobili di Milano, Bologna, Pavia e Reggio Emilia, luoghi di sostegno dei clan crotonesi colpiti dagli arresti.